Daniela Gobbo, Varedo 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a te. Come mai hai scelto di candidarti per il movimento? Perché trovo che l'indifferenza sia incostituzionale, sono decisa a metterci la faccia. Hai mai fatto politica prima? No. Iscritta a partiti? No. Età? 31. Cosa fai nella vita? Analista di organizzazione. Ok. Quali sono i problemi principali di Varedo secondo te? Dunque, sento molto la difficoltà a coinvolgere i cittadini nelle scelte del comune. La politica ormai e i cittadini viaggiano su due binari completamente diversi. Sicuramente bisogna dire un no secco al consumo del territorio, bisogna dire un no secco all'inceneritore, bisogna dire un no secco al centro commerciale. Qualche sì? Sì a incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto, a fare delle fermate in più che consentano agli studenti di non utilizzare la macchina per andare a scuola. Sì alle piste ciclabili, sì al verde pubblico, sì a zone anche attrezzate per i bambini. Quanti siete in lista? Siamo in 14. Età media più o meno? Età media 32-33 anni. Quanti uomini, quante donne? Molte donne. 4 uomini e il resto donne. Se venisse eletta in consiglio, quale sarebbe la tua prima proposta? Quello di riprendere i consigli comunali e consentire a tutti i cittadini di vedere il consiglio comunale da casa. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie.